Al mio 3 vi farò una imitazione del grande attore italiano Massimo Ceccherini. Questo è un video di grande ammirazione nei confronti di uno dei più simpatici e divertenti attori italiani. Bando alle ciance, 1, 2, 3, via. O belli, non capisco perché mi avete detto che io sono una persona bestemmiatrice. Non è assolutamente vero. Sono semplicemente arrabbiato quando vengo preso per il culo, ok? Io qua non voglio stare all'isola dei famosi, vi mando tutti a pesci in faccia, vi prendo, non me ne frega niente di quello che pensate, a me interessa uscire dal gioco, mi ritiro subito, non me ne frega niente, non venite a rompermi i coglioni, perché io di questo gioco, di questo reality, non me ne frega un cazzo. Belli, fate quello che volete, ma io qui mi ritiro dal gioco. Ve lo dico subito, non me ne frega un accidente di niente, non voglio avere niente a che fare, niente a che vedere con questo gioco, con questo Isola dei Famosi, ne ho abbastanza. Poi venitemi a criticare quando volete e io voglio che vi prenda pesci in faccia. Non mi avete rotto le palle, mi avete rotto. L'ho già detto, non ne posso più, questo gioco non mi piace e soprattutto questa Isola dei Famosi non mi piace, quindi io scelgo, Alessia, di andare via dal gioco, io scelgo di ritirarmi da questo reality show, da questo talent show. Non voglio avere a che fare con questo gioco, non mi va di continuare a giocare così. Quindi, a scanso di equivoci, vi dico che non voglio più giocare, ne ho abbastanza, la strada cambia, l'aria gira, e io qua esco dal gioco e scelgo di andarmene via di proposito perché non ne posso più. Poi quello che faccio io a voi non deve interessare. Io mi ritiro dal gioco. Basta. Alessia, ciao, io vado via. Ci si vede, Alessia, ciao. Non rompete i coglioni e basta così. Per una bestemmia vado via dal gioco, espulso. No, me ne vado io stesso dal gioco, non mi frega niente. Ciao, è stato un piacere, ciao. Ecco, questa è l'invitazione che vi ho fatto. Spero che vi sia piaciuta. Ho cercato di calarmi nel personaggio, nel ruolo, anche se non è semplice, imitando anche e soprattutto il suo linguaggio, la sua cadenza tipicamente toscana. Detto ciò, grazie, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate, un salutone da Leandro, conoscitore italiano.